Lo sport nella mia vita rappresenta molte cose, rappresenta un'occasione di svago, di divertimento, ma soprattutto un'occasione di riscatto. Diciamo che mia madre ama dire che io ho imparato prima a nuotare che a camminare. Inizialmente non mi sono trovato benissimo con l'acqua, però poi ho imparato ad amarla e ho imparato che comunque in acqua potevo muovermi più facilmente rispetto che sulla terraferma. Quindi in questo lo sport, in particolare il nuoto, per me sono stati fondamentali, mi hanno permesso di sentirmi libero, come di volare. Diciamo che non sono stato io a scegliere questa disciplina, questo sport, per certi aspetti sono stati mio padre e mio nonno che mi hanno letteralmente preso e buttato in acqua. Inizialmente non è stato semplice, però poi mi sono abituato. L'hanno fatto perché la fisioterapista che mi seguiva aveva consigliato di praticare il nuoto come ambiente nel quale io potessi crescere e svilupparmi senza controindicazioni. Le persone più importanti del mio percorso sportivo sono stati mio padre e mio nonno, che inizialmente, quando il resto della famiglia temeva che fare sport, fare agonistica, fare soprattutto l'agonistica, mi facesse male, hanno insistito affinché io continuassi nel mio percorso. Sono riusciti anche a convincere mia madre e gli altri miei familiari, che poco per volta si sono convinti del fatto che comunque il nuoto mi facesse bene. La cosa che amo di più del mio sport è il fatto di poter entrare in acqua, svegliarmi di prima mattina quando sono ancora un po' assonnato e potermi rinfrescare. La cosa che assolutamente non mi piace è il fatto di soffrire in un certo senso, però diciamo che fa parte anche del bello dello sport. L'atleta al quale mi ispiro è di sicuro Paltrinieri, che è un atleta completo, un atleta resiliente, che non si arrende mai di fronte a nessuna sfida. Anche in queste Olimpiadi sono sicuro che, nonostante le difficoltà, non si arrenderà e riuscirà ad emergere vittorioso. Se non avessi fatto l'atleta, probabilmente mi sarei dedicato ancora di più allo studio e avrei cercato di fare un dottorato nelle scienze politiche. Però non si sa, io amo dire che comunque la vita è andata così, e soprattutto per quanto riguarda la mia disabilità, a chi mi dice sei stato sfortunato, io dico no, sono stato molto fortunato, perché comunque se oggi sono più sensibile lo devo soprattutto a questa disabilità. Una volta terminata la carriera penso che continuerò a fare quello che sto facendo oggi. Molto spesso si tende a pensare che comunque una persona, un atleta, possa fare soltanto l'atleta, invece non è vero, io comunque lavoro, sono fidanzato, ho tanti hobby. È vero, quando smetterò di nuotare a livello professionistico avrò più tempo, però penso che continuerò a fare quello che sto già facendo. Mi piace dire che comunque io non sono soltanto uno sportivo, non sono soltanto un nuotatore, sono un cittadino a 360 gradi. Il momento sportivo più bello che ho vissuto fino ad oggi di sicuro è stato quando sono arrivato sul tetto del mondo alle Paralimpiadi di Rio sui 400 stile libero. È un momento che spero di riuscire a rifare, non sarà semplice, però me lo auguro veramente. Ho un mio rito scaramantico prima di prendere parte alle competizioni, che è quello di toccare il nastro che la mia ragazza usa per tenersi i capelli. Questa cosa mi serve per calmarmi e per concentrarmi prima di una gara. Mi fa pensare a lei, che quotidianamente mi permette di stare calmo e di tranquillizzarmi. La notte prima di una gara il pensiero più corrente che ho è: devi andare veloce, devi andare molto veloce per batterli tutti. La gara la conosci, sai come farla, e quindi pensa a questo prima di addormentarmi. Quest'anno di pandemia per me è stato difficile, diciamo che ricominciare ad allenarsi dopo diversi mesi di stop non è stato semplice. Soprattutto i primi mesi in cui non mi trovavo più in acqua, mi sono trovato molto sconfortato, però fortunatamente ho avuto sempre il mio allenatore e la nazionale che mi sono sempre stati vicini e che mi hanno sempre supportato. Penso che lo sport in generale, ma anche il nuoto, saranno fondamentali nella ripartenza, perché fare sport è un po' come l'ossigeno per me. È una di quelle cose che, quando si ha la possibilità di fare, tutti danno per scontati, che però nel momento in cui ti viene sottratta si fa sentire proprio la sua mancanza. Quindi penso che lo sport sia fondamentale per far ripartire la società, soprattutto per una società più equa, con meno barriere e più inclusiva. E se riuscissi a vincere i giochi, dedicherei questa vittoria probabilmente alla futura bambina che avrà il mio allenatore, e anche a mio nonno, che ahimè è morto e mancato prima che io riuscissi a vincere un oro ai mondiali di Glasgow del 2015.
ci sono più avversari che mi spaventano, con i quali sono sicuro che mi dovrò confrontare. Di sicuro ci sarà Ponce Beltrami sui 200 stile libero e ci saranno anche di sicuro Daniel Diaz sui 100 stile libero. Però questo non è un motivo di paura per me, ma è un motivo per cercare di trovare le energie, per trovare la determinazione per riuscire a vincere. Sarà difficile, però ce la metterò tutta. Mi piacerebbe molto invitare a cena i miei avversari, perché sì, dentro l'acqua siamo avversari, però c'è grande rispetto, quindi per esempio mi piacerebbe prendere magari una pizza con Daniel Diaz o sempre con Ponce Beltrami. C'è di sicuro la tensione agonistica, ma c'è anche molto rispetto fra di noi. Penso che il piatto con il quale mi piacerebbe stupirli sarebbe probabilmente il riso con il pollo al curry. Una ricetta difficile che però piace sempre a tutti. È una cosa che mi ha insegnato a fare mia nonna ed è per questo che mi piacerebbe farla assaggiare anche a loro. Al momento non ho ancora pensato a una meta dove andare dopo che saranno finiti i giochi. Mi piacerebbe tuttavia andare in montagna, in inverno magari a sciare con la mia ragazza. In un ipotetico talent sicuramente mi esiberei in una performance sonora di canto, visto che mi dicono tutti che sono intonatissimo, nel senso che sono completamente stonato, mi farebbe piacere cantare. Sì, magari non è il mio punto forte, però quando canto mi piace tanto, infatti soprattutto durante l'inno è l'unica occasione in cui posso cantare a squarciagola, perché nessuno mi può dire stai zitto che sei completamente stonato. La mia serie TV preferita è 100, diciamo che mi piace il genere un po' post-apocalittico, fantasy, in cui succedono un sacco di cose, ci sono un sacco di colpi di scena. Un brano per la mia playlist di sicuro potrebbe essere Eye of the Tiger, che è una cosa che mi carica sempre, mi viene in mente Rocky mentre si prepara prima della sfida, prima di scendere sul ring. La parola resilienza per me significa molte cose, significa riuscire ad adattarsi, riuscire a cambiare in base alle necessità, ai bisogni. L'aneddoto più bello che mi viene da raccontare sono i momenti passati fra una gara e l'altra in cui mi trovo completamente distrutto, e purtroppo accade spesso, e devo cercare di concentrarmi, pensare e soprattutto anche nei momenti delle staffette magari anche aiutare e sostenere i miei compagni.